Il presidente del partito di Italia Viva, Ettore Rosato, insieme a Tommaso Pellegrino, consigliere regionale e capogruppo campano di Italia Viva, e alla dottoressa Angelica Saggese, coordinatore regionale Campania, ha ufficialmente nominato Elvira Serra, coordinatore cittadino di Italia Viva Agropoli. In un sabato mattina caldo e afoso, tanti i sostenitori di Elvira Serra che hanno presenziato all'incontro. Presente anche il sindaco di Capaccio Pestum Franco Alfieri e il sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Nel corso dell'evento è stato presentato anche il movimento cittadino Agropoli Città Futura della dottoressa Elvira Serra. Io insieme al collega ed amico Baldo Serra e alla dottoressa Carmen Pecora siamo i coordinatori di questa lista civica, di questo movimento Città Futura, che nasce sotto la guida della dottoressa Serra, crescerà sotto la guida della dottoressa Serra e vi partecipo principalmente come cittadina agropolese e poi nello specifico per le competenze che mi sono proprie. Il nostro programma, il programma del nostro gruppo sta in realtà nel nome, la città futura. Noi pensiamo ad una città futura, ad un'agropoli del domani che sia veramente pronta ad una rinascita sotto tanti punti di vista, perché ne abbiamo proprio bisogno. Un grand'uomo mi ha sempre insegnato che se la politica non è alta non esiste, se non è il contemperamento degli interessi di tutti, se non è l'idea di un futuro migliore, predisponendo gli strumenti perché ciò avvenga, non è politica ma è altro. Noi siamo qui oggi, in questa calda giornata di fine giugno, perché una donna testarda, tenace, ha deciso di portare avanti quella che era un po' l'idea che negli anni è stato il perno della nostra famiglia, l'amore per questa città. Quello che voglio dire in realtà è tutto collegato a quello che diceva l'avvocato Grambone. Ci siamo confrontate ed effettivamente abbiamo le stesse idee, la stessa mentalità rivolta al futuro e ai giovani in questo periodo storico in cui c'è poca visione del futuro, dobbiamo rimanere un po' più sul presente. Mi è piaciuta anche la parola consapevolezza utilizzata dall'onorevole, che è una parola che io utilizzo moltissimo, soprattutto nel mio lavoro, l'essere consapevoli di chi siamo e di quello che cerchiamo. I giovani hanno un sacco di, diciamo così, problematiche relative alla salute mentale. Io sono molto vicina a questo, ovviamente, a questo tema, e spero di poter ampliare i progetti relativi a questa tematica. Davvero mi fa piacere essere qui presente, e quello che c'è scritto davanti ai manifesti, la primavera delle idee e Agropoli Città Futura, è importante, perché come diceva anche Tommaso prima, è importante che la politica inizi di nuovo a pensare, perché sono anni che non c'è più pensiero nella politica, non si costruisce, non si programma più. Quindi queste, partendo dal piccolo, partendo dai piccoli comuni, è importante buttare le basi per dare un futuro alle nuove generazioni. Diciamo che qui siamo il primo partito, come siamo il primo partito in tanti comuni della Campania, ma lo facciamo con l'ambizione di dare delle risposte alle persone, perché poi, sai, i voti non bisogna solo raccoglierli, i voti bisogna meritarli, e si meritano quando ogni giorno lavori per chi ti ha dato fiducia. Noi siamo qui per fare questo, con la consapevolezza che siamo in una crisi straordinaria, che gli italiani soffrono il momento drammatico sotto il profilo occupazionale. Ha tanti giovani e tanto entusiasmo. La mia impressione è che oggi Italia Viva vuole costruire un progetto per aggregare le energie migliori. È arrivato il momento di puntare sulle competenze, di puntare sul merito, di puntare sulle persone che hanno un valore e che hanno qualcosa da dire in modo anche disinteressato. Basta con la politica dell'interesse personale, ti do questo se ricevo qualche altra cosa. Oggi dobbiamo mettere in campo, abbiamo la responsabilità di costruire una classe dirigente, di dare entusiasmo, ridare entusiasmo ai giovani, farli partecipare e mettere un po' all'angolo questa mediocrità che purtroppo è diffusa nella politica italiana. Un bilancio sicuramente molto positivo, molto bello, ci sono stati tanti eventi, tante iniziative, però devo dire questo è il primo che si fa dal vivo. Ci hanno dato oggi la possibilità di vederci e di superare i blocchi del lockdown, e oggi finalmente siamo riusciti ad organizzare questa bella iniziativa e questo bel confronto guardandoci in faccia. È un aspetto che è mancato molto, perché
penso che la politica debba essere fatta innanzitutto di relazioni, di emozioni, di presenza. Purtroppo non è stato possibile, oggi invece siamo contenti perché finalmente cominciamo a rivederci, a vedere un po' la luce in fondo al tunnel. Erano tanti questa mattina, ma io pensavo andassero al mare, invece erano in tanti qui ad ascoltare noi. Vedi che la politica ha una strada, la politica è il futuro. La politica fatta per la gente, senza volere niente per sé, servizio per gli altri, per creare una città che dia delle possibilità reali di una vita decorosa, vissuta per bene, con il rispetto e la dignità del lavoro e parità di diritti.